Secondo la mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso, sono numerose le incongruenze presenti nella proposta di piano di emergenza esterno dei laboratori per il rischio incidente rilevante per le 2.300 tonnellate di sostanze pericolose stoccate. Da una parte il CTR sostiene che le sale dei laboratori sono impermeabili, mentre la prefettura no. La prefettura dell'Aquila ha redatto la proposta di piano di emergenza esterno dei laboratori del Gran Sasso per la presenza delle 2.300 tonnellate di sostanze chimiche pericolose stoccate, voglio ricordarlo, irregolarmente vicino ai punti di captazione dell'acqua potabile di Teramo e dell'Aquila. Ecco, in questa proposta di piano di emergenza esterno per la prevenzione degli incidenti rilevanti che possono accadere, c'è scritto intanto che a causa del rischio sismico ci potrebbero essere dei veri e propri sconvolgimenti che possono interessare anche i laboratori, addirittura con fratture che ci possono essere all'interno delle sale. E poi che il coinvolgimento può essere non solo della provincia dell'Aquila, anche la provincia di Teramo, quasi tutta, e anche di parte della provincia di Pescara. Facciamo anche il punto sulla questione di questi problemi che hanno anche le gallerie, che non sono a norma, secondo i requisiti minimi di sicurezza dettati dalla legge del 2006. In 13 anni dovevano essere adeguati entro il 30 aprile 2019, e non è stato fatto, e di questo ovviamente chiediamo conto perché le norme diciamo, individuano i responsabili, ma c'è un problema quindi di irregolarità dello stoccaggio delle sostanze. Mancanza di messi in sicurezza sostanzialmente delle gallerie che non sono a norma, quindi anche le vie di fuga dei laboratori non sono a norma, c'è una situazione incredibile. In tutto questo vogliono derogare alle norme poste a tutela della salute, sarebbe veramente la beffa finale. Quindi il governo non deve, il Parlamento non devono derogare alle norme poste a tutela della salute, e anche devono individuare una forma di coordinamento fra le norme relative alla messa in sicurezza, perché quella del 2006 non prevede oneri a carico dello Stato, mentre invece ovviamente questo emendamento li prevede, però in senso parziale, perché sono 124 milioni di euro sui 170 che servono. E ci chiediamo, gli altri soldi da dove verranno?